America, luglio dell'anno 1990. Un uomo sostiene nel corso di un'intervista di aver lavorato nell'Area 51. L'uomo in questione si chiama Bob Lazar, un fisico di altissimo livello, che racconta di aver lavorato al sito S4 dell'Area 51 alla propulsione di un veicolo alieno. Ma chi è Bob Lazar? Come sempre, procediamo con ordine e facciamo chiarezza sulla vicenda. Robert Scott Lazar nasce in Florida, negli Stati Uniti d'America, nel 1959. Dopo aver frequentato il college in California, consegue la laurea in fisica presso la California State University di Northridge. Comincia così a lavorare al Los Alamos National Laboratory in qualità di fisico per conto del governo degli Stati Uniti d'America. Nel corso di quella intervista, Lazar dichiara che l'area S4 gli sembrava un ambiente molto più militare anziché scientifico. C'erano infatti molti controlli ed un massimo livello di sicurezza, al punto che ovunque si andasse bisognava essere accompagnati sempre da una guardiania armata. Secondo lo scienziato, i dischi volanti sarebbero stati addirittura 9, ma lui ebbe il compito di lavorare alla retroingegneria soltanto di uno di essi. I veicoli erano in hangar separati e la forma ricordava molto gli avvistamenti di Billy Meyer, un noto contattista degli anni 70. Il colore dominante era il grigio, sia per gli interni che per gli esterni, e tutte le attrezzature avevano un'unica forma arrotondata. Anche i sedili e gli alloggiamenti era come se fossero stati fusi dalla cera e poi modellati con delle forme curvilinee, incluse le giunture tra le pareti ed il pavimento. All'interno c'erano tre ponti, il più basso ospitava quello che lui stesso definiva come amplificatori gravitazionali. Su quello intermedio, da attraverso il quale si accedeva al veicolo, c'erano i sedili ed i pannelli di comando. Infine, sul ponte superiore c'era una sezione limitata a cui lo stesso Lazar non aveva avuto accesso. Il suo lavoro era quello di studiare il sistema di propulsione attraverso una ricerca di retroingegneria. L'altissima tecnologia aliena era fisicamente impressionante. Era infatti composta da due parti, dagli amplificatori di gravità e dai reattori che fornivano energia. The center antenna is really an extension of the reactor in the center, and that's a waveguide, which allows the emission. In particolare, il reattore funzionava ad annichilazione completa, alimentato dall'antimateria. L'annichilazione completa è praticamente la reazione nucleare più efficace tra le tre esistenti, ovvero la fissione, la fusione e l'annichilazione. Il carburante utilizzato era un elemento super pesante, da lui stesso definito l'elemento 115, una sostanza, pensate, non presente nella tavola periodica degli elementi. Avete capito bene, il carburante era un elemento non presente sulla Terra e non ancora sintetizzato. Ma senza entrare troppo nel dettaglio delle reazioni fisiche, va comunque detto che grazie ad alcune di quelle reazioni fisiche applicate a questo elemento si sarebbe potuto produrre antimateria.
e che grazie a questa reazione l'astronave aliena sarebbe riuscita a viaggiare nello spazio e nel tempo. Il veicolo da lui analizzato era dotato di 3 amplificatori e quando se ne attivava uno ci si poteva addirittura allontanare dalla Terra utilizzando la cosiddetta configurazione Omicron. Sintesi, Bob Lazar, riferendosi al sistema di propulsione, disse che la nave non si spostava in maniera lineare perché il suo motore distorceva lo spazio e il tempo. Le ricerche del fisico furono molto discusse negli anni a seguire e la comunità scientifica prese le distanze dalle sue ricerche. Dopo l'intervista, Bob Lazar fu sottoposto ad indagini, addirittura anche da parte delle autorità governative dell'FBI. Ancora nel 1990 fu arrestato per aver acquistato e venduto materiali chimici illegali, ma le accuse sono state successivamente rigettate. Tuttavia, alcuni sostenitori del fisico ritengono che l'arresto sia stato soltanto un tentativo per screditarlo e farlo tacere. La storia di Bob Lazar ha alimentato molte leggende e racconti fantastici sull'Area 51, rendendo il sito uno dei luoghi più suggestivi ed affascinanti del mondo. Tutta la vicenda è profondamente suggestiva ed affascinante e reca ancora dietro di sé grande mistero e grande segretezza. E con questo termina anche il nostro appuntamento settimanale di X Folder, ma diteci che cosa ne pensate voi dell'Area 51 nei tanti messaggi che aspettiamo al video. Arrivederci alla prossima settimana.